Amici di 9000 Giri, benvenuti su una nuova puntata del canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi vi presentiamo due lavori che non sono di elaborazione, ma sono di o riparazione o normale manutenzione. In questo caso parleremo di una Dodge Challenger in versione SRT, dove abbiamo fatto un lavoro di riparazione, e di una Alfa 75 con motore 1008 iniezione, dove dovremo fare un lavoro di manutenzione. In questo caso, nello specifico, io adesso passo la parola al mio collega Mirko, che vi spiegherà in dettaglio quello che abbiamo fatto o andremo a fare sulle due macchine. A te, Mirko. Ciao a tutti, allora come diceva il mio collega Luca, oggi parliamo di questa Dodge Challenger, motore EMI V8, 6200 di cilindrata, 700 cavalli. Qui abbiamo fatto solo un lavoro di messa, diciamo, la macchina ha avuto un piccolo problema, ovviamente ha una potenza incredibile, in qualsiasi marcia questa macchina appena tu acceleri si gira da sola, nonostante abbia il controllo della trazione. Il cliente ha picchiato dentro, diciamo, due su un marciapiede e ha rovinato i due cerchi, anteriore e posteriore, più ha piegato i braccetti e un fusello. Quindi abbiamo dovuto portare i cerchi completamente a rimettere a posto e riaddrizzare. E poi abbiamo ovviamente ordinato i pezzi di ricambio, come i braccetti e il fusello, e abbiamo ripristinato, diciamo, lo chassis della macchina, perché per fortuna quello non l'aveva piegato, ma aveva piegato solo i braccetti e tutto il resto. Fatto questo, abbiamo rifatto ovviamente la convergenza bilanciatura, la macchina è perfettamente dritta, per fortuna non ha avuto un grosso danno, era una cosa abbastanza minima. Questa è una macchina veramente pazzesca, ce ne sono in giro poche in Italia con un motore così, le sue concorrenti, diciamo, potrebbero essere la Viper, la Corvette, come potenze, diciamo, nel range. È veramente assurda ed è un V8, come dicevo, compressore volumetrico da 700 cavalli. Poi ha la cosa particolare che già di serie esce con un faro finto, con il foro che sarebbe la presa d'aria del filtro d'aspirazione, in maniera da prendere sempre aria fresca, e anche durante la velocità, immettendo l'aria forzata, ha un giro più veloce. Ora passiamo alla seconda autovettura che abbiamo preso in carico, è un Alfa 75 1008 iniezione, è una macchina che il proprietario è stata acquistata dal suo papà all'epoca e l'ha voluta tenere per ricordo. Qui faremo una manutenzione generale, oli, filtri e quant'altro, controllare le pastiglie e tutto, e in più ha un problema grosso, ha una vibrazione interna in accelerazione e al minimo, dove il volante e il cambio vibrano veramente tanto. Gli ha già fatto altri lavori da altre parti, nel senso gli hanno cambiato l'albero di trasmissione, dei supporti, ma non hanno risolto il problema. Di solito su queste macchine lui ha rifatto anche la frizione. Quando si fa la frizione, dato che è posteriore, non è montata anteriore vicino al motore come le solite macchine, ma è nel posteriore, nella trazione posteriore, quando si fa questo tipo di lavoro bisogna togliere anche il volano, portarlo in azienda apposta, dove verrà rettificato e ribilanciato, perché se si cambia la frizione senza fare quel lavoro si ha quel rischio che poi si ha questa grossa vibrazione all'interno ed è veramente fastidiosa, sia il volante che il cambio sembra di star su, diciamo, un tapis roulant, una roba del genere, che vibra da paura. Finito questo, diciamo, controlleremo tutto e poi vedremo cosa, se c'è ancora qualcos'altro. Diciamo, interni sono già stati sistemati, rifacendoli in similpelle, che il cliente le voleva rifare perché il tessuto ormai era consumato e ha preferito farli grigio, diciamo,
questo tipo di grigio, grigio nero, è un colore un po' strano, dove abbiamo rifatto appunto tutti la selleria, le cuffie del cambio, poggia braccio e poi niente, vedremo una controllata generale perché il cliente ci tiene, perché è una macchina appunto di famiglia dove lui da ragazzo andava matto con suo papà e la vuole tenere per ricordo, quindi diciamo, faremo una messa a punto perché la macchina non è male, è tenuta abbastanza bene, il motore gira bene, non ha grossi problemi, ha solo una piccola perdita d'olio classica che si ha su tutto questo tipo di vetture, cose molto semplici da mettere a posto. Più che altro appunto è da vedere questa grossa vibrazione che secondo noi è data appunto che ha cambiato la frizione ma non ha fatto la rettifica, la ribilanciatura del volano. In questa maniera dovremo risolvere il problema della vibrazione. Allora, spero che questo video sia stato esaustivo. Una volta tanto parliamo di cose diverse dalle normali preparazioni, ogni tanto capita anche di parlare di riparazioni o di normali manutenzioni. Noi ci vediamo al prossimo video. In ogni caso vi ricordiamo che per qualunque informazione ci potete contattare in sede allo 02 73 83 175. Io sono Luca, sono sempre lì che vi aspetto. Potete consultare il sito www.9000giri.it dove troverete più di 3500 schede vettura oltre a queste due ultime vetture e soprattutto, cosa fondamentale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, grazie.